quinta, sesta e col freno e acceleratore per questi cambi di direzione che sono importantissimi, dove si esalta sia la parte aerodinamica che la parte meccanica per arrivare poi al curvone 11 da fare in quinta a circa 200 km all'ora. Poi dopo aver passato il secondo intermedio che è là dietro, si arriva alla curva 12, questa dove si arriva in settima a 280 all'ora, si scala in terza 105 km all'ora per ancora allungare fino in quinta 215, ancora 13 e 14, altre due curve molto tipiche e caratteristiche qua di Lungarone, con queste traiettorie molto lunghe, un raggio molto ampio dove bisogna mettere sotto stress i pneumatici anteriori, ma soprattutto poi, come diceva Hamilton quando si presenta in griglia via radio, bisogna gestire anche le gomme posteriori in accelerazione, che saranno quelle che probabilmente andranno a soffrire di più con il carico di carburanti. Quando guarderemo la griglia, quelli saranno la nostra destra e quelli qua con Vettel, come dicevi giustamente Gianfranco, sono quelli sulla parte pulita dell'asfalto, quindi hanno l'opportunità di sfruttare questo rispetto agli altri che saranno a sinistra. Le monoposto raggiungono le proprie piazzole per la partenza da fermo di questo Gran Premio d'Ungheria, undicesima prova del Mondiale. L'Albo d'Oro dice che il record di vittorie di Hamilton, 5 successi, 4 per Michael Schumacher, 11 le vittorie della McLaren, 7 per quanto riguarda la Williams, 6 i successi della Ferrari. Gran Premio d'Ungheria previsto sulla distanza di 70 giri per complessivamente 306 km e 600 metri. Tutte le vetture sono schierate, lo conferma il commissario con la bandiera verde. Si accendono le luci, il Gran Premio sta per iniziare con le due Ferrari in prima fila. Sulla gomma anteriore destra, da quello che mi è parso di vedere, appunto, che sfilasse del fumo, anche perché forse toccava l'alettone di... Però è che intanto, ecco qua, c'è anche del liquido, gli ha rotto un radiatore, qualche cosa, liquido che ha fatto poi andare in testa a coda Daniel Ricciardo. E quello che diceva anche Horner a Stella Bruno prima della trasmissione, speriamo che non ci siano delle rivalità fra le due Red Bull, invece è stato profetico Horner, c'è stato il contatto fra Verstappen e Ricciardo. Ricciardo è fermo, safety car in pista, sentiamolo. I effettuati 5 dietro le vetture di sicurezza risolvono anche un po' i problemi di consumo, perché qui il consumo è elevato, ora ovviamente non ci saranno problemi per coprire i 70 giri complessivamente, visto che queste 5 tornate sono state percorse a velocità ridotta. Si ricomincia quindi con Vettel, Raikkonen, Bottas, Verstappen, Hamilton, Sainz, Alonso, Perez, Van Dorn e Ocon nelle prime 10 posizioni. Ultima curva e poi via sul traguardo. Attenzione subito a Hamilton, che ha preso la scia di Verstappen, eccolo qua sul rettilineo, che ha colto l'occasione per poter, appunto, nella ripartenza attaccarlo, come là dietro accade anche tra Sainz e Alonso. Riesce a proteggersi Verstappen dal primo attacco di Hamilton, anche perché in questa ripartenza, attenzione, ancora insiste, non è possibile usare il DRS, quindi questo ruota vantaggio leggermente. Cerca ogni varco possibile per infilarsi e si difende egregiamente Verstappen, e dietro c'è stata anche lotta fra Sainz, Alonso, Perez e Van Dorn. Primo giro particolare perché ovviamente sono scese anche le temperature degli pneumatici. Ora vediamo Hamilton ancora cercare la scia di Verstappen. Abbiamo detto più volte che qui è difficile compiere dei sorpassi, soprattutto adesso che queste nuove vetture più potenti hanno una frenata ritardata. Vedete la delusione di Daniel Ricciardo, sempre sorridente, stavolta è molto tirato nel colloquio con Helmut Marko, sarà andato a protestare. Si è reso conto che ha avuto il suo compagno di squadra. Sì, Max Verstappen a buttarlo fuori.
incidente da quando corre con la Red Bull. Questo è il 70° Gran Premio che effettua con la scuderia anglo-austriaca, e il ritiro è dovuto al contatto con il suo compagno di squadra. Ora sul traguardo Vettel gira in 1:23.1, guadagna 6 decimi su Raikkonen, Bottas a 2:06, Verstappen a 3:05, Hamilton a 4:05. Intanto vediamo che dietro Hamilton, Sainz, Alonso, Perez, Van Dorn, Ocon nell'ordine. Si accenna un duello fra Palmer e Hülkenberg, i due piloti della Renault, Renault che ricordiamo mercoledì farà, che lo costrinse ad abbandonare e poi a subire 16 interventi chirurgici. Avete visto come sono delusi anche i tanti fan di Daniel Ricciardo. In maniera oculata la sua posizione, perché gira in 1:23, tutti gli altri sono decisamente più alti, 4-5 decimi, però sta gestendo il suo vantaggio che è di 3 secondi su Raikkonen e di 6 su Bottas, scusatemi, 15° giro, non 17°. Intanto abbiamo visto l'immagine di Sainz che allargandosi aveva toccato Alonso e la direzione gara ha posto questa azione sotto investigazione. Vedremo se ci saranno delle conseguenze per il pilota spagnolo dell'autonomia. Intanto siamo nel corso del 15° giro, ultimato ora da Vettel su Raikkonen, 2:09 fra di loro. Vediamo il vantaggio di Vettel su Bottas, sarà di 9 secondi. Quello di Verstappen è stato ritardato, quindi l'olandese è stato per qualche giro al comando. Vettel, Raikkonen prima e seconda posizione, Hamilton a un secondo e un decimo da Raikkonen, e Verstappen si è avvicinato adesso dopo l'errore che avevamo visto in precedenza a 3,5 secondi nei confronti di Bottas. Sta girando più veloce dell'altro pilota della Mercedes e quindi a 10 giri dalla fine ha tutte le chance per infastidire Bottas. E Bottas non riesce a stare vicino a Lewis Hamilton, non riesce ad andare a prenderlo, si è preso 7 decimi in questo passaggio, quindi si va a configurare una situazione dove Lewis Hamilton difficilmente darà la posizione dietro a Valtteri Bottas, e questo potrebbe, bisogna capire se andrà a inclinare anche il rapporto all'interno del team Mercedes. Vero è che Hamilton sta facendo di tutto nel tentativo appunto di mettere sotto pressione Kimi Raikkonen e cercare il sorpasso in una pista di Bottas. E qui può utilizzare, come vedete lo fa, il DRS, quindi il flappo posteriore mobile, per avvicinarsi ulteriormente a Bottas. Sentiamo Raikkonen. Continua a mantenere il tuo ritmo gara, dicono a Kimi Raikkonen, vediamo cosa fa Lewis Hamilton, non forzare, anche perché ovviamente bisogna gestire gli pneumatici, mentre per Valtteri Bottas qui andrà a prendere Lewis Hamilton. Sorriso spuntare sul viso di Joe Clear, di Maurizio Rivabene, una vittoria, una doppietta costruita in qualifica. Buono, importante anche il lavoro che ha fatto Giovinazzi al simulatore nella notte fra venerdì e sabato. Le novità portate qui sono servite, quindi è un vero grande successo di squadra quello che si appresta a salutare il presidente Marchionne con Piero Ferrari, con tutti i tecnici e i meccanici del Cavallino. Un vero successo di squadra, mentre dietro c'è ancora bagarre. Vediamo ora Vettel e Raikkonen percorrere ormai le ultime curve con la Ferrari che ha nel mirino l'83esima doppietta della sua storia, la